Signori, buonasera, siamo in Rione San Tommaso, in questo momento è iniziata la processione che ha avuto inizio dalla Chiesa del Duomo, hanno deciso quest'anno di portare l'Assunta prima a San Tommaso per poi portarla dinanzi alla Chiesa di San Ciro. È una giornata bellissima di agosto. Ecco, tutta la gente del posto è accorso, è un'iniziativa che è piaciuta moltissimo a tutta la città. Da molti anni non veniva l'Assunta qui in San Tommaso, vedete tutta la gente del posto è affacciata ai balconi, vorrei che gentilmente Lello Piero ci desse un'immagine anche delle persone che sono su ai balconi. Ecco, questa è tutta gente del posto. Ecco la immagine frontale della Madonna Assunta, che è così amata dalla città di Avellino. C'è tantissima gente, e ecco il solito grande carro ornato di orchidee. Lello, un primo piano, ecco ora è bellissimo il punto in cui noi effettuiamo queste riprese. Ecco, un primo piano di questa Madonna Assunta. Ecco, si avvia ora la processione verso la chiesa di San Tommaso, dove sosterà per un'ora e poi sarà portata a San Ciro. Andiamo avanti. Ecco, continuiamo ad attraversare il rione San Tommaso, uno dei rioni più popolosi di Avellino, più pieno di problemi. Siamo tra la gente. Non ci aspettavamo veramente di vedere tantissima gente. Ecco tutta la processione, ora si avvia verso la chiesa. Sentite, viene scandito da lontano il rosario, che è la preghiera proprio classica che la città, che la cristianità invoca alla Vergine Madre. Noi ci auguriamo che se legati tutti da una fede veramente possiamo essere ascoltati, perché le nostre intenzioni possano realizzarsi per un mondo di giustizia.